Non vogliamo morire renziani, così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ad Arezzo, all'Hotel Continentale, all'incontro con la cittadinanza per sostenere ovviamente Fratelli d'Italia, sia per le elezioni regionali, il candidato a presidente della regione Donzelli, sia per sostenere Alleanza per Arezzo, che molto probabilmente sosterrà la candidatura di Ghinelli a sindaco. E proprio tra i suoi obiettivi, proprio di Fratelli d'Italia, quello di contribuire ad Arezzo a riformare un gruppo compatto di centrodestra che possa appunto a vincere le elezioni. Qui ad Arezzo siamo impegnati per ricomporre la destra in primis e per riallargare il centrodestra con una proposta alternativa che anche qui possa essere il più possibile credibile e lanciata verso la vittoria, perché non vogliamo sopravvivere, non vogliamo morire renziani. Ma nell'agenda di Fratelli d'Italia in questo momento c'è al primo posto la tutela di chi produce ricchezza, di chi vuole lavorare, dell'economia reale, di tutti quelli che non stanno lì a fare le speculazioni finanziarie ma tengono aperte le aziende. Sono stata adesso a parlare con la consulta del settore orafo qui ad Arezzo, un grande comparto di grande tradizione, un'eccellenza nel mondo, che si trova con gli stessi problemi tutti gli altri imprenditori, è uno Stato nemico che fa di tutto per metterti i bastoni tra le ruote invece di tentare di darti una mano, perché è troppo attento a fare le marchette alle banche, alle grandi lobby, alla Commissione europea e ai loro burocrati. Quindi noi abbiamo, diciamo, la tutela di chi produce ricchezza, del Made in Italy, della difesa degli imprenditori piccoli e medi, delle partite IVA, di tutti quelli che vorrebbero fare bene il loro lavoro per contribuire alla ricchezza di questa nazione e che il governo ignora completamente. Nella sua giornata aretina l'onorevole Meloni ha incontrato la consulta degli orafi, ha visitato Arezzo Fiere e Congressi e si è soffermata proprio prima dell'incontro con i cittadini anche sulle vicende che riguardano Banca Etruria. Ci sarebbe anche da discutere su una vicenda non secondaria relativa al decreto sulle banche popolari e su una evidente speculazione che c'è stata dietro, che sembra esserci stata dietro quel decreto, perché insomma l'utilizzo dei due pesi e delle due misure che delle volte anche Renzi fa rispetto ai propri ministri e a questioni non proprio chiare, devo dire, fa un po' pensare.